Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come. Dopo le tante chiacchiere delle scorse settimane, stavolta Belen sembra essere intenzionata a fare sul serio. Ecco la sua confessione. La presentatrice argentina è pronta ad aprire l'ennesimo capitolo della sua vita. Così come chiunque altro, anche Belen ha vissuto momenti positivi e momenti negativi, i quali però sono stati superati grazie alla sua forte determinazione. Uno dei suoi più grandi pregi, infatti, è proprio quello di sapersi rimboccare le maniche anche davanti a situazioni difficili da gestire. Dopo tanti anni di duro lavoro e di gavetta, al giorno d'oggi la showgirl si gode i frutti del suo impegno. Ritornata alla guida delle Iene, la Rodriguez ed il suo collega Teo Mammucari stanno dimostrando di possedere un certo affiatamento. Il romano non manca occasione di pungere la bellissima conduttrice, la quale conferma sempre di possedere una spiccata autoironia stando al gioco. Anche se la carriera è sempre al centro dei pensieri di Belen, quest'ultima di recente è tornata ad attirare l'attenzione dei tanti fans nei confronti della sua sfera intima. La sudamericana, a seguito della repentina separazione da Antonino Spinalbese, di recente ha preso una decisione che ha sorpreso tutti. Belen Rodriguez pronta alle seconde nozze, ecco cosa sta succedendo. Quella che inizialmente era trattata come una semplice indiscrezione, nel corso delle ultime settimane si è trasformata in realtà. Belen è tornata ufficialmente insieme a Stefano De Martino, suo ex marito dal quale ha avuto il primogenito Santiago. Le prime voci sono iniziate a circolare quando il ballerino è andato a prendere la showgirl all'aeroporto dopo un lungo viaggio. Da lì in poi i due hanno passato tanto tempo insieme, venendo immortalati in svariati frangenti dai paparazzi. Adesso però, a confermare il ritorno di fiamma è stata la stessa Rodriguez, che con una battuta ha spazzato via ogni dubbio. Un utente le ha posto la seguente domanda sulla piattaforma di Twitter: Belen, io un po' ti capisco. Perché ormai è chiaro che Stefano De Martino è come il vino buono che invecchiando migliora. Me lo faresti assaggiare? Come ha sempre fatto. Anche in questo caso la conduttrice non ha dato una risposta banale, bensì ha concesso quella che è una vera e propria confessione: vuoi assaggiare Stefano? Allora, ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta. Queste le sue parole che confermano a tutti gli effetti la loro relazione sentimentale. Proprio in questi momenti invece, un'ulteriore prova del ritrovato amore l'ha fornita un'amica della coppia che, sulle pagine di nuovo, ha dichiarato: Stefano ha intenzione di chiedere a Belen di sposarlo un'altra volta, così da sancire simbolicamente il nuovo inizio. Per la Rodriguez potrebbe essere quindi in arrivo il secondo matrimonio, con la speranza però che stavolta duri per sempre. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.